Ciao a tutti. Allora, attenzione, perché oggi apriamo una porta su un mondo che è una cosa straordinaria. Oggi andiamo a vedere la ginnastica artistica. Quindi seguitemi, piano piano ci introduciamo, perché vedo che ci sono tantissime ginnaste. Attenzione. Siete ancora con me? Andiamo! Noi siamo l'associazione Fantatlo, operiamo dal 2006 soprattutto con la ginnastica artistica e anche ritmica. Bene, bene, anche la ritmica. Allora poi facciamo un giro, perché io voglio vedere tutte queste discipline. Quindi il vostro cavallo di battaglia è la ginnastica artistica, giusto? Esatto, con mille sfaccettature, anche danze aeree e tutto quello che si può fare con il corpo. Ma oggi riusciamo a vedere tutto questo? Speriamo. Vai, allora seguitemi, perché io a questo punto vorrei partire dalle piccoline, quindi venite con me che andiamo a vedere che cosa sanno fare. Quindi siete delle vere e proprie mini ginnaste, giusto? Allora, questa bella bimba sta saltando dove? Nel tappetino elastico. Stiamo facendo ginnasti per fare... Per allenarvi, è vero? Sì! La cosa che ci incuriosisce di più è il nome di questo attrezzo. Lo chiediamo alla maestra o lo sai tu? Parallela. Ma sai tutto, sono piccole, hanno appena cominciato, sanno già tutto. Allora, vuoi dirci qualcosa della parallela? Allora, la parallela è un attrezzo abbastanza difficile. Con le bambine piccole, noi qui con le bambine delle elementari lo usiamo soprattutto per impostare la loro posizione, potenziare un po' i muscoletti e quindi cominciare dei piccoli esercizi. Le piccole cose, insomma, quindi diciamo che loro lo utilizzano ancora a livello di gioco, si può dire? Esatto, sì. Noi ci siamo incuriositi perché abbiamo visto degli attrezzi diversi dagli altri gruppi. Perché infatti questa è ginnastica ritmica e quindi noi usiamo i piccoli attrezzi al posto dei grandi attrezzi. Ah, ok, quindi qua dentro oggi non solo ginnastica artistica, ma come diceva diciamo la coordinatrice, c'è anche la ritmica. Quindi la ritmica, spieghiamolo bene, a differenza della ginnastica artistica che praticamente lavora sui grandi attrezzi che abbiamo visto, invece l'allenamento come si svolge, diciamo? Allora, abbiamo un po' di base di danza classica, quindi facciamo qualche esercizio di danza classica, un po' di base di ginnastica artistica basata soprattutto sugli allungamenti e poi abbiamo il lavoro agli attrezzi, quelli piccoli, quindi la palla, la fune, i cerchi, i nastri e le clavette. E dimmi Sofia, da quanto tempo voi fate ritmica? Da inizio di quest'anno. Ma quindi da pochissimo e siete già così brave? Vi piace molto questo sport? Sì. Davvero? Guarda, allora diciamolo anche ai bambini che sono a casa, voi state facendo uno sport che vi piace? Tanto. Ma quanto sono belle! Ma allora, chi sono queste bambine? Allora, queste piccoline hanno iniziato a fare ginnastica quest'anno con noi qui al Pallaloria. Loro si allenavano prima nei vari gruppi base e noi, facendo una selezione, abbiamo selezionato queste piccoline che, diciamo, tra le altre si notavano un po' di più. Quindi praticamente da tutti i gruppi che la vostra società ha, diciamo, dislocati nei vari comuni, voi avete scelto delle bambine che sembravano, diciamo, più portate per questa disciplina e quindi in pratica sono state, diciamo, inserite in quello che è poi il percorso gare, giusto? Il percorso agonistico e quindi loro quest'anno fanno una preparazione fisica e imparano le basi della ginnastica artistica, la postura soprattutto del corpo, e in futuro potranno entrare, se sono pronte, nella squadra agonistica. Ah, ok. Serena, ma la divisa che hanno le bambine, che se non sbaglio è il body, è obbligatorio? Come funziona? Allora, la divisa è obbligatoria. Loro per esempio hanno il body da pochissimo, infatti è nuovo come potete vedere. E la divisa è, intanto il body è la rappresentazione della squadra. Quindi le fa sentire parte di un gruppo in sostanza. Poi loro con tutti questi brillantini si sentono ancora più importanti. Delle principesse. E inoltre può servire molto a noi per aiutarle durante gli esercizi, fare l'assistenza
E sì, praticamente essendo così aderente voi avete la possibilità di vedere bene la schiena, le gambe, dure, tutto quanto, così si vedono bene i muscoli, se le punte sono tese, se le gambe sono tirate, mentre se avessero dei pantaloni larghi o una tuta non si potrebbero vedere tutte queste cose. Poi, se non sbaglio, io ho visto che le tenete anche proprio nel vero senso della parola durante gli esercizi, quindi se hanno una maglietta in più o qualcosa c'è anche il rischio proprio che fanno male, sì, ecco. Mentre così è molto più aderente in tutto il corpo e quindi l'assistenza è molto più facile. 3, 2, 1, go! Tu stai facendo delle ruote allora, e questo attrezzo chiediamo alla maestra come si chiama? Questa è la trave d'equilibrio, in cui si lavora molto sull'equilibrio, sulle posture, sulle posizioni, equilibri e poi anche l'acrobatica, ma quella ci stiamo provando, vero Pamela? Ma allora, questo gruppo che stiamo vedendo sono le ginnaste più grandi, quindi su che target di età siamo? Allora, qui siamo sul gruppo delle medie superiori, quindi all'incirca dagli 11 anni in su, età illimitata, fino a che età volete, noi vi aspettiamo. Quindi la ginnastica artistica si può dire che è per tutti, giusto? Assolutamente sì, per tutti, per tutte le età, per chi vuole provare e lanciarsi. Questo attrezzo, come gli altri, nella ginnastica artistica è fondamentale l'aiuto dell'insegnante. Quindi è proprio l'insegnante che fa assistenza alle ginnaste nell'apprendimento di quelli che possono essere gli elementi di base. In un allenamento voi fate solamente trave o fate anche qualcos'altro? Allora, in un allenamento noi cerchiamo di lavorare un po' su tutte le attrezzature della ginnastica artistica, quindi sulla trave, sulle parallele asimmetriche, sul trampolino, sul volteggio. Cerchiamo di dare un po' un'infarinatura di tutti gli elementi e di tutte le attrezzature che si possono utilizzare in ginnastica. Allora, premesso che come tutti i gruppi siamo partiti da zero, quindi ginnastica di base per tutti, e visto che c'era qualcuno che dimostrava un po' di talento in più rispetto agli altri, abbiamo deciso di partecipare alle prime gare, quindi le gare promosse dalla federazione, la ginnastica per tutti. Da lì i risultati sono stati moltissimi negli anni, tanto che dopo essersi classificati in regione come prime sia la Coppa Italia che la Serie D, sia le grandi che le piccole, abbiamo partecipato anche ai campionati italiani. E ai campionati... Aspita, addirittura! Ai campionati italiani siamo riusciti con la categoria Serie D arrivare sempre tra le prime 10 d'Italia e con la Coppa Italia siamo state seconde, quindi medaglia d'argento. Questo ci ha portato a decidere di fare un altro passetto in più e quindi dalla GPT alla Serie D e adesso alla Serie B2 e alla Serie C3 per le piccoline. Quindi scusami se ti fermo un attimino, ma voglio che capiscano bene anche da casa. Allora, delle ragazzine che abbiamo visto oggi, delle ginnaste, le ragazzine con il body blu sono quelle che hanno fatto il percorso gara, quindi le possiamo definire le agoniste, giusto? Le agoniste, le ragazze con il body blu sono le agoniste, mentre le ragazze con il body rosso e bianco sono le preagoniste. In questa zona abbiamo il corpo libero, che può essere fatto o su una pedana facilitante come questa, oppure su... Che se non sbaglio questa si trova anche in gara, giusto? Esatto, che si può trovare anche in gara ed è una pedana che aiuta insomma nella spinta, nei salti. Perfetto, poi vediamo questo attrezzo particolare che abbiamo già nominato prima con Laura, che è l'air track. Anche questo c'è d'aiuto per lavorare soprattutto sull'acrobatica, quindi sui salti, rondate, flick, su tutto il lavoro. Quindi sul salto, ecco, che io vedo un nastro rosso, esatto, che scende dal soffitto. Come non ci accontentiamo mai, qui le proviamo tutte e quindi appunto quello è il nostro nastro per la danza aerea. Addirittura danza aerea, quindi qui andiamo veramente ad aprire le porte in un mondo infinito, quindi... Creatività, fantasia, c'è di tutto e di più in questo sport. Queste sono le parallele asimmetriche. Come vedete, quando studiano parallele non studiano solo gli elementi alle parallele ma anche il potenziamento, perché purtroppo, per fortuna, nella ginnastica artistica serve moltissima forza e soprattutto in questo attrezzo per le braccia. E qui vedete, lei sta facendo un giro divaricato,
tra un po' farà il passaggio, il salto indietro, tutti elementi acrobatici in questo attrezzo. Ma quindi loro necessitano, diciamo, di parecchia preparazione fisica, giusto? Ma quindi di quanti allenamenti stiamo parlando a settimana? Loro minimo fanno 3 allenamenti alla settimana e diciamo che è anche pochino rispetto magari a altre attività. E riuscite comunque ad ottenere i risultati che mi hai detto? Ci proviamo. Complimenti ragazze, veramente. Facciamo del nostro. Perfetto, allora noi vi lasciamo lavorare e andiamo un attimino a curiosare sugli altri attrezzi. Io vedo lì in fondo un'attrezzatura molto particolare, vuoi dirci che cos'è? Si tratta dell'air track. L'air track è un tappeto gonfiabile, questo misura 12 metri per 2 e ci permette di studiare i salti acrobatici al corpo libero e preparare anche quelli che poi andranno alla trave, eccetera. Quindi la propedeutica in sostanza si fa lì in maniera che anche le ragazzine possano provare elementi molto difficili senza farsi male, esatto. È giusto? Esatto. Bene, allora andiamo a vederle perché io sono troppo curiosa. Io non so voi, ma sono veramente senza fiato, mi fanno quasi paura. Come ci riescano non lo so, però io sento questa voce della loro insegnante da dietro che sembra quasi il loro angelo custode. Lei parla e loro volano senza avere le ali. Loro stanno provando sia il lavoro acrobatico in avanti che indietro. Stanno provando rondate, flick, salti dietro, salti tesi e salti con avvitamento. E in avanti ribaltate, salti avanti e ribaltate collegate al salto avanti con avvitamento. Questo gruppo l'anno scorso era il primo step, per noi era un gruppo di preagonistica, diciamo. È ormai da 4-5... Quindi uno step di passaggio dal lavoro, diciamo, di base a quello che è il lavoro agonistico, esatto. Giusto? È 4-5 anni che lavoriamo con questo gruppo e un gradino alla volta siamo riusciti a fare un po' di progressi e quindi mentre l'anno scorso questo gruppo era il gruppo primo step, ora è diventato il gruppo di agonistica di base. Aspita, quindi siamo passati di grado quest'anno. Esatto. 3, 2, 1, go! Allora, uno degli aspetti che si studia nella ginnastica artistica è la coreografia. Quindi io mi sono già messa d'accordo con le maestre e adesso ci faranno vedere uno dei loro balletti coreografici. Questo è un pezzo tratto dal nostro saggio di fine anno. Il saggio si chiamava The Voice of Nature e abbiamo deciso di usare questo tema per sensibilizzare i nostri associati e tutti gli spettatori del saggio alla rinascita dell'ambiente, perché l'uomo, come con l'inquinamento eccetera, l'ha rovinato, può anche aiutarlo a ripulirlo e a tenere la terra viva e sana. E quindi che cosa rappresentano loro esattamente? Il risveglio della natura, è un piccolo pezzetto tratto. Ah, ok, il risveglio della natura, quindi vediamole. Voglio sapere da voi che gareggiate, insomma, a vari livelli, perché alcune di voi sono della, diciamo, agonistica base, mentre altre sono addirittura già in serie B, però quello che mi interessa capire è proprio l'aspetto emozionale. Allora, dimmi quali sono le emozioni che provi quando arrivi davanti al giudice. Sono emozionata. Per me la gara, comunque, anche se ne ho fatte parecchie, fare una gara è come fare la prima. Però l'agitazione è tanta, però la cosa che mi aiuta soprattutto è l'insegnante e le mie compagne. Quindi io di solito lo faccio più per loro che per me. Quindi ha detto una cosa bellissima. Allora, la ginnastica artistica è uno sport individuale, ma in realtà quello che dà la forza è proprio il gruppo, mi stai dicendo. Quindi alla fine siamo comunque in una, diciamo, una disciplina dove la squadra è quello che conta veramente. Allora io riassumerei, diciamo, la ginnastica artistica in forza,
sicuramente potenza, giusto? Coraggio, perché lo abbiamo visto con Eleonora, se non è coraggio quello io non so che cos'è. Io direi che si tratta di una disciplina che sicuramente dà armonia al corpo e ai gesti e quindi uno sport a 360 gradi. 3, 2, 1, go! Guardiamo e salutiamo tutti a casa. 3, 2, 1, stop!